16 gennaio 1890 nasce a Borghetto, una frazione di Cremona, Primo Mazzolari. Cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1929 Mazzolari esprime riserve sui patti lateranensi perché con essi la Chiesa avrebbe barattato troppi privilegi in cambio dell'accettazione del regime. Parroco a Bozzolo dal 1932, partigiano clandestino fino al 25 aprile 1945, Mazzolari dirige la rivista Adesso per circa 10 anni, sino al veto da parte delle gerarchie cattoliche. Muore il 12 aprile 1959.